Indipendente, 3 giorni al Parco della Cittadella per parlare di spazi sociali, beni comuni e della città che cambia. Sì, il progetto Ribellia ha scelto di mettersi in gioco per 3 giorni qui alla Cittadella con la collaborazione di molte altre associazioni, l'associazione Creta per quel che riguarda diciamo il lato ambientalistico, ma molte altre realtà cittadine, per proporre alla città 3 giorni riflessione su, a partire da Genova per arrivare al concetto di città come bene comune. Non solo dibattiti ma anche concerti, anche spazi associativi e momenti appunto di incontro, ecco. Qui in particolare alle nostre spalle c'è una cartina di Pisa in cui fa parte diciamo di uno spazio interattivo in cui chiediamo alle persone di disegnare la città che non c'è, quindi di mettere il loro contributo per come dire, riprogettare Pisa rispetto a quelle che sono le grandi trasformazioni urbanistiche, rispetto anche a quello che sono i bisogni sociali della cittadinanza. Quello che abbiamo inteso proporre è una riflessione su quella che è stata una delle pagine più importanti della storia recente italiana, il G8 di 10 anni fa a Genova, in direzione della manifestazione di domenica prossima che ricorderà appunto quell'evento. Abbiamo cercato in questi 3 giorni di ritornare a ricordare le pagine più oscure, più cupe di quella che è stata una grande ferita della democrazia italiana, la violenza scatenata in quei giorni a Genova sui manifestanti, moltissimi pacifici e i lati oscuri diciamo che la accompagnarono. Abbiamo cercato però anche di tornare a discutere i temi che allora furono centrali per quello che era un grandissimo movimento, il movimento dei movimenti, e di vedere come sono continuati, come si sono riattualizzati in questi anni. Credo anche che il decennale cada in un momento come dire ad hoc nel quadro italiano, dopo i referendum che hanno prepotentemente riportato al centro la questione dei beni comuni, l'acqua e l'energia pulita in primo luogo, ma anche più in generale le modalità con cui i cittadini e la società civile può definire dei percorsi di autogoverno, di definizione di margini più allargati e più ampi della democrazia. C'è una battaglia in corso che è un punto di riferimento in questo momento e su cui si difette da più parti, quella della Notav, quella della Val di Susa, che come dire, in qualche modo riattualizza anche nelle violenze che la polizia ha usato contro le forze dell'ordine i giorni di Genova, e quello che noi stiamo cercando di fare appunto è di promuovere una discussione la più ampia possibile nella nostra città in parallelo con quello che avviene in altre città italiane. I beni comuni significa essenzialmente 2 cose, significa riconoscimento di una accessibilità universalistica ai benefici nell'uso dei beni comuni, e il secondo principio, il secondo aspetto è quello della preservazione, cioè sono beni che devono essere preservati nel tempo, devono essere quindi gestiti in un'ottica di conservazione per le future generazioni. L'idea è quella di tentare di trovare dei collegamenti tra i movimenti che usano appunto la locuzione beni comuni per qualificare l'oggetto della propria rivendicazione, della propria vertenza. Noi pensiamo appunto che tra l'acqua, il suolo, i semi, internet, la cultura e così via ci debba essere una condivisione
condivisione di un'idea di società, insomma, e di alcuni principi comuni.